Buongiorno e ben ritrovati a Prima Notizia. Le vedete alle mie spalle, ci sono le pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a scorrere per rimanere sempre informati e poi in primo piano l'aggiornamento della cronaca lucana con al centro l'emergenza coronavirus. È partita la campagna di screening e anche quella vaccinale per quanto attiene l'arrivo dei lavoratori stagionali, per la gran parte stranieri, che lavorano nei campi dell'Alto Bradano e del Metapontino, e intanto aumentano in Basilicata i ricoveri e anche i contagi. 69 i positivi inseriti nell'ultimo bollettino che è stato diramato nella giornata di ieri dalla Task Force regionale e distribuiti in una trentina di comuni lucani, come ci spiega Michelangelo Russo. Le due principali armi a disposizione, vaccini e tamponi, per garantire anche a loro il diritto al lavoro in sicurezza. Dall'Alto Bradano al Metapontino sono state così accolte le istanze delle associazioni impegnate sul campo e l'ASP da un lato e l'ASM dall'altro si sono messe a disposizione. A Palazzo San Gervasio, con l'entrata in funzione del centro di accoglienza, sono stati una quarantina nelle prime 36 ore di apertura i migranti braccianti che si sono presentati presso l'ex tabacchificio. La struttura può arrivare ad ospitarne 224, scattato lo screening sanitario. I presenti si sono sottoposti al test rapido. Sin qui una sola positività riscontrata e la persona interessata è stata posta in quarantena in attesa di ricevere il test molecolare e ricevere la diagnosi. L'azienda sanitaria del Materano invece ha dapprima mappato i centri d'accoglienza e poi offerto vaccini a quanti tra i cittadini stranieri sono impiegati come lavoratori agricoli. A Metaponto l'unità mobile della difesa, da settimane in giro per la Basilicata per immunizzare i lucani direttamente sul posto, ha vaccinato 150 migranti e intanto torna a sfiorare il 7% il tasso di positività. Dagli ultimi 1012 tamponi processati sono stati riscontrati 69 casi tra i residenti lucani in 9 comuni del Materano e in 18 nella provincia di Potenza. 43 i guariti, ma a preoccupare l'incremento del tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid, ora attestato all'11% per via delle 42 persone ricoverate, 1290 i casi attivi. Ed è questa la notizia che ritroviamo in prima pagina sull'edizione di oggi della Nuova del Sud: test a tappeto e mascherine incubo Covid nell'area sud della Basilicata. Vediamo se allarga il fronte dei focolai a Senise, Rotonda, proroga le restrizioni, curva in crescita a Lauria. E poi vediamo ancora l'accoglienza migranti, c'è una fotonotizia che ci riporta a Palazzo San Gervasio, vaccini e tamponi, doppia sfida per sostenere gli stagionali. No, scusate, questa foto fa riferimento al punto vaccinale che è stato allestito nella biblioteca a Metaponto. Nel taglio alto della Nuova del Sud vediamo la Basilicata invecchia e si spopola, accolga nei suoi comuni gli afghani. E questa è la proposta di Perretti, la presidente della Commissione regionale pari opportunità della Basilicata, e lo fa alle istituzioni lucane. Ci occupiamo ora di trasporti, stazioni senza biglietteria, imminente chiusura a Metaponto e Maratea, la CISL fallimento della giunta Bardi. E poi c'è un intervento, la mia esperienza di buona sanità nella nostra regione e ancora nel taglio basso della prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud, la cronaca cittadina. Siamo a Potenza, mercato del 27 agosto e Delizang con il Green Pass, obblighi severi nel provvedimento del sindaco di Potenza Guarente, disposti varchi d'accesso e di uscita. A Matera invece vediamo cosa accade, niente rimpasto per adesso, i 5 Stelle tranquillizzano, Volt più preoccupati, ma Bennardi va avanti con la sua squadra.
Andiamo a pagina 2, dunque lo dicevamo prima, tasso di positività ancora vicino al 7%, nuovo picco di contagi a Senise e anche a Lauria. E c'è una pagina intera dedicata alla campagna vaccinale e a quella di screening ai lavoratori stranieri stagionali, vaccini e tamponi, la doppia sfida per non lasciare indietro gli stagionali al lavoro nei campi. E vediamo ancora aperto a Palazzo San Gervasio, il centro d'accoglienza test rapidi ad una quarantina di braccianti nel Metapontino, invece sono state centinaia le vaccinazioni e qui ci sono le immagini di entrambi i centri nei quali sono arrivati appunto questi migranti. E noi ora invece ci occupiamo del bonus vacanza in Basilicata, sono 160 le strutture tra alberghi e bed and breakfast che accettano il voucher utilizzabile fino al 31 dicembre prossimo. Federalberghi, per facilitare le famiglie nella prenotazione, ha attivato anche un sito, come ci spiega Isabella D'Andrea. Le famiglie che hanno richiesto e ottenuto il bonus vacanze ad oggi sono oltre 1.800.000. Sono quindi ancora in circolazione circa 900.000 buoni che dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2021. I dati sono stati diffusi da Federalberghi, precisando che in Basilicata sono circa il 20% le strutture alberghiere e circa il 30% i bed and breakfast che accettano il bonus, per un totale di 160 strutture ricettive. Per aiutare le famiglie a individuare l'albergo giusto per le proprie vacanze, Federalberghi ha realizzato il sito www.bonusvacanze.italyhotels.it, sul quale sono disponibili tutte le strutture che accettano i bonus. Uno strumento di supporto ai cittadini che può determinare ricadute positive anche per le imprese in questo difficile momento di ripresa. Di qui l'invito ai possessori dei buoni a non dimenticarli nel cassetto. Quest'anno la tendenza di trascorrere vacanze in comprensori naturalistici come i parchi considerati Covid-free e nei borghi meno affollati delle località di mare sta favorendo l'utilizzo del bonus che si auspica possa contribuire anche all'obiettivo della destagionalizzazione. Con la scadenza fissata al 31 dicembre, infatti, si potrà approfittare anche di pacchetti autunnali o per le vacanze natalizie e di fine anno. E torniamo in edicola, continuiamo a leggere la nuova del Sud che in questo caso si occupa della polemica innescata sui lavori della strada Bradanica. L'assessore Merra replica a Morea: lavoriamo per risolvere problemi. Il sindaco di Irsina torna a chiedere risposte, non voglio fare polemiche ma pretendo tempi certi sull'apertura. E l'assessore regionale ai trasporti: non smetterò mai di impegnarmi, ma lo farò senza autocelebrazioni. Questo dunque il botta e risposta tra il sindaco di Irsina e l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra. Ancora ci occupiamo di infrastrutture, di trasporti, l'ennesimo fallimento della giunta Bardi. Chi lo dice? Il duro affondo della FIT CISL sull'imminente chiusura delle biglietterie Trenitalia di Metaponto e Maratea. Lo stop scatterà tra una settimana e il neo direttore regionale riveda una scelta che penalizza lavoratori e passeggeri. E poi ancora restiamo in tema trasporto pubblico locale, in questo caso la CGIL incalza le aziende che non rispettano il contratto. Andiamo a leggere: il segretario della FILT di Tella insiste perché se il problema è il corrispettivo della regione non erogato, ci sono aziende del consorzio virtuose e altre no. Questo dunque il dubbio sollevato dal segretario della FILT CGIL di Tella. I consiglieri di opposizione chiedono l'audizione dell'assessore Merra sulla questione. E noi adesso ci occupiamo del Palazzo De Stefano che è stato riaperto a Dabriola. Ci sono posti che esistono solo nella fantasia, altri nei cuori di chi li ha vissuti, e uno di questi è la dimora storica che si trova nel centro montano della Basilicata, da lunedì scorso aperta al pubblico grazie anche alla volontà degli eredi. Luigi Santo Pietro.
Un posto del cuore che ha radici reali e che si trova ad Abriola ed è proprio qui che sorge Palazzo De Stefano, una dimora storica appartenente alla famiglia De Stefano sin dalla seconda metà del XIX secolo. Completamente ristrutturato, il palazzo ha aperto per la prima volta le sue porte al pubblico lunedì pomeriggio. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, e il vicepresidente della giunta regionale, Francesco Fanelli, guidati dalla coordinatrice del progetto, Carla De Grazia, esperta in storia dell'arte. Abitato da medici, giudici e militari, Palazzo De Stefano è stato da sempre punto di riferimento dell'antica Abriola, in cui allevatori, contadini, vignai, tessitrici e domestiche davano vita a un tempo che non c'è più. Il lavoro dei campi, le ritualità familiari che le giovani generazioni hanno solo sentito raccontare a scuola o attraverso le storie dei propri nonni, prendono vita grazie ad un percorso multimediale e sensoriale fatto di stanze della memoria. Grazie alla volontà degli eredi sarà possibile visitare Palazzo De Stefano attraverso un viaggio nel tempo che unisce tradizione e innovazione e che riporta in auge la storia di un tempo che non c'è più, ma che fa parte delle nostre radici. La cronaca cittadina sulla Nuova del Sud a Potenza, vediamo cosa sta accadendo. Green Pass e mascherina per accedere al mercato del 27, a quello degli Zang, concesso dal comune lo svolgimento delle tradizionali fiere, ma secondo precise disposizioni per operatori commerciali ed acquirenti, controlli serrati ai varchi d'accesso. Nel taglio alto ci spostiamo alle porte di Potenza, nel comune di Tito resta senza acqua e avvolto dai miasmi nauseabondi. I residenti in questo caso alzano la voce, si registra l'intervento di Brienza del sindacato Sappe, che chiede l'intervento immediato degli enti competenti. I disagi maggiori nell'area industriale del comune potentino, dove però ci sono anche degli insediamenti urbani. E ancora vediamo scarichi irregolari a Maratea, l'ultimatum della regione al comune, subito il censimento. Sarebbero 760 gli allacci non a norma riscontrati da AQL nella cittadina tirrenica. E poi gli incendi in Basilicata, con un capannone che è andato in fiamme a Sant'Arcangelo con all'interno paglia e coinvolti anche dei mezzi agricoli. Questo dunque è l'intervento maggiore ieri a sud della Basilicata. E veniamo alle amministrative 2021. A Viggianello Rizzo si ricandida, mentre Lamboglia Lauria cede il passo a Pittella. Comunale 2021, entrambi i sindaci si affidano ai social per ufficializzare le proprie scelte. E poi andiamo a vedere le alte temperature. Anticipano la maturazione, quasi terminata la raccolta dei peperoni di Senise. Il consorzio di tutela punta ad aumentare la produzione e a migliorare l'esportazione nazionale ed internazionale di questo prodotto di eccellenza per la Basilicata, definito anche l'oro rosso. E ci spostiamo a Matera, dove si è svolto il consiglio comunale. La maggioranza del governo cittadino prova a tenere i nervi saldi, nessun rimpasto per ora. Tra le rassicurazioni del Movimento 5 Stelle e le preoccupazioni di Volt, Bennardi continua con la sua squadra nonostante i pezzi che sono stati persi per strada, ci spiega Francesco Gucci. Ritorniamo sulla pagina di Matera per andare a leggere questa notizia. Ancora due roghi fanno bruciare la città dei Sassi, incendi in via Cosenza e via Mattei, e nell'immagine vediamo uno dei due che è divampato proprio in pieno centro cittadino nella città di Matera. E passiamo allo sport. È partito ieri nel capoluogo lucano il Beach Volley Golden Gala Città di Potenza 2021, un evento sportivo di assoluto livello che la Nuova TV trasmette in diretta. Si prosegue oggi con le gare in programma dal 9 alle 13.30, dalle 9 alle 13.30 e poi quelle del pomeriggio, quando ci saranno le finalissime con le premiazioni. In attesa di goderci la seconda giornata, vediamo le più belle immagini della giornata inaugurale del Beach Volley Golden Gala. La città di Potenza.
vediamo come tratta questa notizia il quotidiano La Nuova del Sud. Parla di spettacolo sotto rete, in qualche modo l'abbiamo visto in questa clip. Partite tirate, giocate superbe nella prima giornata del Golden Gala di Potenza. E qui in rassegna ci sono tutte le immagini, alcune delle quali abbiamo potuto vedere nel video che abbiamo mandato in onda poco fa. E prima di andare a leggere gli altri quotidiani, vediamo quali sono le previsioni meteo di questa giornata con l'aiuto dei nostri amici esperti di Meteo 7. Buongiorno e ben ritrovati sulla Nuova TV da Raffaella De Stefano per il nostro aggiornamento meteo a cura di Meteo 7. Iniziamo subito con la situazione generale, dove sull'Italia è presente un relativo campo d'alta pressione, anche se in quota delle correnti decisamente più instabili potrebbero dare origine fra oggi e domani a rovesci su diverse aree della regione. Nel frattempo però le temperature sono rientrate nella media del periodo dopo il temporaneo aumento che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo la situazione prevista per oggi, mercoledì 25 agosto, dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, una nuvolosità però che tenderà ad aumentare nel corso della giornata, dando origine a rovesci specialmente sulle zone settentrionali ed orientali della regione. In serata migliora ovunque. Per quello che riguarda le temperature, saranno in lieve calo, con una massima di 28 su Potenza e 30 su Matera, mentre per quanto riguarda i valori minimi avremo 16 su Potenza e 20 su Matera. La situazione invece dei venti saranno occidentali sul Potentino, settentrionali sul Materano, mentre per quanto riguarda i mari poco mosso il Tirreno, calmo invece lo Ionio. Ma diamo anche un rapido sguardo alla giornata prevista per domani, giovedì 26 agosto, dove avremo cieli per lo più nuvolosi, una nuvolosità che anche oggi tenderà ad aumentare, dando origine a rovesci, questa volta più probabili sul Materano, dove non si escludono possibili temporali. Pochi fenomeni invece sul Potentino. Per quello che riguarda le temperature, saranno ancora in calo sul Materano, mentre resteranno stazionarie sul Potentino. Valori compresi tra 16 di minima Potenza e 28 di massima, mentre Matera avrà 19 di minima e 28 di massima. I venti resteranno occidentali con mari poco mossi. Bene, per oggi è tutto. Io vi ricordo che saremo qui tutti i giorni sulla Nuova TV nel corso della rassegna stampa per gli aggiornamenti quotidiani, mentre vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti sempre a portata di mano potete scaricare la nostra app Meteo 7. Buona giornata a tutti, al prossimo aggiornamento. E grazie ai nostri amici di Meteo 7, andiamo a vedere il quotidiano del Sud, l'apertura è dedicata alle amministrative di ottobre verso le elezioni comunali, voto a Lauria, Pittella sindaco non piace neanche nel PD, dice il quotidiano del Sud. Pisticci, quattro nomi in vista, Dem su Albano, a Bernalda, Daniel Carbone, a Montescaglioso, opzione di Chio. E poi vediamo nella spalla, ci sono delle notizie relative all'ambiente, si parte da Potenza, cattivi odori e strane schiume, ecco cosa non va nel Basento, e poi a Maratea da un anno 760 scarichi abusivi nella rete fognaria. Andiamo a leggere i sommari, il primo è dedicato a Policoro, bilancio approvato con un voto di Forza Italia, Mascia e il centro-sinistra evitano così il commissariamento, e poi c'è l'emergenza Covid, corsa al vaccino tra i sanitari
sanitari dell'ASM per evitare le sospensioni e aumentano i ricoverati. Poi c'è la questione Minardi dell'ufficio cultura della regione Basilicata, la bacchetta da Fatina c'è la Bardi e Sileo, autrice della denuncia, finisce nel mirino per i presunti rapporti poi smentiti con Ertico, il futuro della dirigente attrice nelle mani del rimpasto di settembre della giunta regionale. Matera, scuola, dubbi sull'apertura di due istituti, mancano 70 aule, la preside per ora restiamo qui, dice il quotidiano del Sud. Scusate, prima di passare alla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, qualche minuto di pubblicità. Parco Tompagnulo a San Cataldo di Bella, nuova gestione. Immerso nel verde, il Parco Tompagnulo offre vasti spazi per grandi e piccoli, un servizio professionale attento alla cura dei dettagli con la possibilità di usufruire di una consulenza completamente gratuita per progettare ogni tipologia di eventi privati di alto livello. Parco Tompagnulo aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Pranzo su prenotazioni, per informazioni 349 34 44 066. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Ristrutturazioni chiave in mano con noi. Eccellenza qualitativa, la garanzia di affidare ogni fase, processo e lavorazione a noi, la chance di avere una ristrutturazione sartoriale con il massimo della convenienza e del comfort. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza, telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. In edicola sui quotidiani lucani c'è naturalmente la questione afghana su Repubblica, vediamo Kabul, ultimo atto. E andiamo a vedere il G7. Un attimo solo, ecco qui il G7, via l'Afghanistan, via dall'Afghanistan il 31 agosto, ma corridoi umanitari per chi vorrà lasciare il paese oltre quella data. E USA, Biden nella morsa bipartisan del Congresso, posticipare il ritiro. Nella politica c'è la questione Durigon con Salvini che lo molla per il bene del governo, questione approfondita anche sugli altri quotidiani nazionali. Stessa apertura sulla stampa da Kabul, partono solo occidentali, dice la stampa, i talebani, Bolivia, agli afghani, Biden al G7, via entro il 31, gli ultimi italiani rientrano venerdì, filo diretto tra CIA e Baradar, Draghi incassa il sì a un G20 straordinario, più di 100 milioni di aiuti umanitari. E nella fotonotizia ci sono le Paralimpiadi con l'immagine di Monica Contraffatto, che l'atleta paralimpica che ha perso una gamba proprio a Kabul, e lei dice alle Paralimpiadi: vincerò per l'Afghanistan, la sfida di Monica, dunque Contraffatto. Sul Libero c'è il meeting di Rimini, Meloni applaudita dai cattolici, la ricetta di Giorgia: mai più chiusure causa Covid, serve la riforma presidenziale, Biden ha umiliato l'Occidente, gestione realista e concreta della crisi afghana, dice il leader di Fratelli d'Italia. Dopo la fuga disordinata di Joe Biden, appello con tanto di standing ovation del pubblico al meeting. Sul Fatto Quotidiano vediamo Salvini molla Durigon, ma lui non si schioda, braccio di ferro dopo l'appello del Fatto con 160.000 firme. Lega, grosso guaio nel governo Draghi, sta per saltare l'ennesimo impresentabile. Era intoccabile, poi Movimento 5 Stelle e PD hanno costretto il capo a scaricarlo, ma lui dice
Di qui io non mi muovo, e lo ricordiamo, la polemica era scattata nel momento in cui il sottosegretario della Lega aveva chiesto di intitolare una strada a Latina a Mussolini. Su Avvenire, prigione Afghanistan, questa dunque la notizia di apertura, e poi ci sono anche qui le Paralimpiadi, giochi di inclusione, sottolinea Avvenire. Sul Sole 24 Ore si parla di cassa integrazione che è stata prorogata al terziario con altri 2 mesi gratis. E poi andiamo a leggere le notizie riportate sul Corriere dello Sport. Per quanto attiene, in primo piano c'è comunque ancora il calciomercato e il campionato di calcio nazionale. Inter, Inzaghi ha il suo Correa, Zhang paga 30 milioni e il Tucu torna da Simone. E poi c'è la questione Mbappé in fuga, Ronaldo in ansia per il francese, offerta del Real da 160 milioni. E invece c'è la possibilità appunto che Ronaldo vada con Messi al Paris Saint-Germain. 2 turni a Osi, rabbia Napoli, ricorso pronto, nel dispositivo si parla di schiaffo, per questo la pena è stata raddoppiata. E lo vediamo qui, l'ex laziale firmerà un quadriennale da 3,5 milioni all'anno, la chiusura dell'affare sblocca il mercato della Lazio che tratta Zaccagni e Costa. E questo dunque il sommario relativo alla notizia di apertura. E poi c'è una novità per quanto attiene la Formula 1, che si vuole un po' in qualche modo ravvivare con un premio a chi sorpassa, dal GP del Belgio, una novità per vivacizzare le gare. Questo dunque è l'ultimo quotidiano per noi in rassegna e si chiude qui questa edizione di Prima Notizia, primo appuntamento con l'informazione sulla Nuova TV, che torna alle 10 e poi alle 12 con i nostri TG Flash, prima del telegiornale che andrà in onda in studio, la prima edizione, a seguire tutti gli altri avvenimenti. Ma non dimenticate dalle 9:30 circa le dirette delle gare del Beach Volley Golden Gala Città di Potenza 2021. Dunque rimanete sintonizzati su questo nostro canale. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.